Il tema è la fragilità del paese. Adesso in questa notte si sono concentrate sostanzialmente tre situazioni: gli eventi di pioggia estrema, la frana di Ischia e l'evento sismico. Però questo è il paese, la nostra bellezza e la nostra fragilità. Un paese bello e fragile, reso ancora più debole dall'acuirsi della crisi climatica prodotta dal consumo dei combustibili fossili come gas metano, carbone e petrolio. L'anno si apre all'insegna del bel tempo, ma bel tempo per chi? Forse per i catanesi che hanno fatto il bagno a Capodanno, ma non per i boschi. 57.000 ettari bruciati in 459 incendi da gennaio a settembre. L'inverno secco non è stato bel tempo neanche per gli agricoltori. Quest'anno innanzitutto partiamo con un deficit idrico importante, in quanto sono quasi 90 giorni che non piove su tutto il territorio nazionale, in particolare nel nord Italia. E questo ci fa molto preoccupare, in particolare per l'inizio della stagione irrigua, ma soprattutto per i mesi più caldi ed estivi, dove le colture agricole hanno necessità di acqua. E il bel tempo, caratterizzato da temperature sopra le medie stagionali e poche piogge, mette in sofferenza quasi tutti i fiumi italiani, dal Po a scendere. L'anomala carenza di precipitazioni che ha interessato lo scorso inverno e che è perdurata per gran parte del 2022 ha dato luogo a una delle peggiori siccità mai osservate negli ultimi secoli, non soltanto sull'Italia centro-settentrionale, ma anche in Europa. Cosa ha a che fare questo evento con il cambiamento climatico? In realtà questo tipo di siccità sono periodiche in Europa, ne abbiamo osservate simili anche in un lontano passato, tuttavia l'aumento delle temperature che attualmente sta interessando l'Europa e gran parte dell'Italia non fa altro che acuire gli effetti di questo tipo di siccità, rendendole appunto più impattanti sul territorio. I fiumi si asciugano e le città si scaldano. Già all'inizio dell'estate arrivano le giornate da bollino rosso. I centri urbani producono e conservano calore, un fenomeno che ha effetti negativi sulla salute umana e che viene monitorato in una cinquantina di città. Questa rete ci serve per raccogliere dati sul clima urbano e per studiarne i meccanismi e la variabilità spazio-temporale. Potete vedere l'andamento della temperatura degli ultimi 120 anni di Milano Centro e vedete come a partire dagli anni 80 del secolo scorso abbiamo proprio un'impennata della temperatura e questo sta accadendo in tutte le città del nostro paese da nord a sud. E questo è dovuto al fatto che può essere considerata la somma del riscaldamento globale e del contributo antropico locale. È più caldo anche in alta montagna, con lo zero termico oltre quota 4.500 metri e con temperature oltre lo zero il ghiaccio si scioglie. E così perdiamo quei grandi serbatoi di acqua dolce che sono i ghiacciai. Il 3 luglio collassa parte del ghiacciaio della Marmolada. È una strage. Ho sentito la gente in terrazza gridare valanga e ho guardato fuori dalla finestra, ho visto una gran nube che passava davanti al rifugio e niente, avvenciamo i soccorsi e dopo sono andati su a fare quel che potevano, dai. Non è tanto l'avvenimento in sé, è quanto la frequenza di questi avvenimenti. Questi avvenimenti, ancorché naturali, stanno diventando sempre più frequenti, sempre più anche in quantità, non solo in numero, ma anche proprio in massa che si movimenta in funzione di quelli che sono i cambiamenti climatici. Perché in montagna, nelle zone ad alta quota, i cambiamenti si vedono in maniera molto più repentina e molto più intensa. Se a livello globale, rispetto all'epoca preindustriale, le temperature sono aumentate di circa 1 grado, in montagna di circa 2,5. Quindi davvero qui è una cartina al tornasole di quello che succederà in futuro anche in altre zone. Pochi giorni dopo, sempre per le alte temperature, chiudono gli impianti sul ghiacciaio dello Stelvio. Non era mai successo prima. Ad agosto, con le prime piogge, arrivano le frane. La lista comincia con Trento, Como, Cosenza e poi continua fino a settembre. C'è stato tempo di fare niente perché è arrivata proprio tutto all'improvviso. Ha fatto l'acqua di un mese, l'ha fatta in un'ora. E i fiumi sono esplosi. È tutto lì che è successo. La nota fragilità del paese nelle Marche si traduce in morti, feriti, sfollati e milioni di danni. A ottobre, per il troppo caldo, sono cancellate le gare di Coppa del Mondo di sci sulle piste tra Svizzera e Italia. Il Piemonte della Misericordia qua, a pochi metri da noi, è saturo, è pieno.
cioè c'è tanto fango che io non ho mai visto in vita mia. Insieme alla mia famiglia abbiamo perso la casa così come tante altre persone. E fa male vedere questo continuo martirio, questo territorio che io ricordo nella mia gioventù, un territorio bellissimo. A dicembre la tragedia di Ischia e di nuovo contiamo morti, feriti, sfollati e danni per milioni. Pezzi di isola sono stati trascinati dal fango in mare. Un territorio bello e fragile come il nostro paese, dove per ridurre i pericoli servono cura e manutenzione, soprattutto ora che ci confrontiamo con la crisi climatica. Dopo un'estate eccezionalmente calda abbiamo avuto un autunno con temperature ancora al di sopra della norma, in particolare nel mese di ottobre, l'ottobre più caldo mai osservato ad esempio al nord Italia. Questo eccesso di calore si osserva anche sul Mediterraneo, le acque del Mediterraneo sono risultate e risultano ancora molto più calde del normale. Questo eccesso di calore si trasforma in un aumento dell'evaporazione che porta un eccesso di vapore acqueo in atmosfera, e quando transita una perturbazione questo eccesso di vapore acqueo rispetto alla norma può trasformarsi in precipitazioni più violente del normale. Il cambiamento climatico avanza sempre più velocemente oggi, che strumenti abbiamo per provare a controllare la situazione? Intanto dobbiamo prendere atto che c'è questo fenomeno che sta andando avanti, perché la prima cosa è la consapevolezza che il fenomeno esiste. E noi quanto siamo consapevoli del problema? Viviamo nel mezzo di una crisi epocale, la crisi ambientale e climatica è qualcosa che incombe sul futuro dell'umanità, giganteggia sopra di noi, ma sembra che nessuno se ne sia accorto, soltanto gli scienziati. Però dall'altro lato abbiamo una società di circa 8 miliardi di esseri umani che se ne frega nella maniera più totale, anzi è la causa di questa destabilizzazione dei processi naturali, e continua questo saccheggio senza pensare che ne farà le spese. In tutto questo l'informazione ha delle responsabilità enormi, perché ha continuato a ripetere, a mettere in prima pagina notizie assolutamente irrilevanti rispetto all'emergenza che ci troviamo a vivere. E infatti la scienza continua da decenni a emanare, a diffondere i suoi allarmi completamente sottovalutati. Secondo lei cosa stiamo facendo praticamente per mitigare o provare a fermare il cambiamento climatico? Beh, di fatto nulla, non stiamo facendo assolutamente niente. Chiunque di noi può controllare che cosa accade alla curva dell'anidride carbonica andando sul sito di Mauna Loa, che è, diciamo, il punto di riferimento per l'anidride carbonica nel mondo. C'è un bellissimo grafico. Su questo grafico, se uno ci mette sopra sugli anni il protocollo di Kyoto, l'anno in cui c'è stata la COP di Parigi, la COP 25, eccetera, si accorge che non cambia assolutamente niente. Allora, di fatto, noi non stiamo praticamente facendo nulla, stiamo lasciando che l'anidride carbonica salga assolutamente indisturbata, e questo è un dramma, realmente un dramma. In Italia chi sembra più consapevole del problema sono quelli che vedono il loro futuro a rischio, i più giovani, che però non sono molto ascoltati, forse perché pochi e forse perché molti tra loro non votano. Quindi li vediamo autori di azioni estreme e pericolose. Però ad alcuni di loro va riconosciuta la consapevolezza dell'emergenza che dobbiamo affrontare. Cosa ti ha portato a Ecomondo? Io oggi parlo di comunicazione ambientale e modalità di diverse, diciamo, modi di comunicare la crisi climatica e la sostenibilità ai giovani. Qual è il modo migliore per parlare di surriscaldamento climatico con i giovani? Con semplicità, accuratezza e essendo il più diretti possibile. Non abbiamo bisogno di grandi parole per spiegare che stiamo vivendo un momento di estrema urgenza, e non abbiamo bisogno di grandi parole per spiegare che abbiamo bisogno di agire adesso. E non dobbiamo neanche essere troppo drammatici. No, però dobbiamo essere realisti, e la crisi climatica è qualcosa che va affrontata in questo esatto istante.